Renzi nel suo discorso ha parlato di attacchi ingiustificati contro il ministro Nordio. Beh, è incredibile che alla luce del fatto che Matteo Renzi abbia posto in un question time al Senato semplicemente delle domande, come è legittimo fare al Ministro della Giustizia, per chiedergli se alcune cattivissime prassi che lui ha riscontrato nella propria vicenda giudiziaria siano accettabili, cioè la domanda che Renzi ha fatto a Nordio è accettabile che un pubblico ministero in una singola procura possa non rispettare 5 sentenze della Cassazione? Aspettiamo da questo punto di vista un approfondimento e una risposta. E non è che Renzi fa questa battaglia per se stessa, perché guardi, su questo c'è stato un cambio totale rispetto al passato. Il conflitto tra politica e giustizia c'è da 30 anni e la mala giustizia in questo paese ha fatto tante vittime, ma se prima qualcun altro, cit Berlusconi, si sottraeva ai processi e usava il Parlamento per farsi legge in persona, qui siamo all'opposto. Matteo Renzi va in tribunale, si difende in tribunale, porta avanti le sue ragioni in tribunale e usa invece il Parlamento per dire: guardate, c'è un problema sulla giustizia, c'è un problema in alcune procure, affrontatelo, perché quello che è successo a me, che ho la forza, la visibilità, le risorse economiche per fronteggiarlo in tribunale, magari tanti altri italiani non ce l'hanno. Quindi è una battaglia a difesa di una buona giustizia per tutti. Però sul caso Open la procura di Genova ha chiesto l'archiviazione per i colleghi fiorentini. Molto frettolosamente la procura di Genova ha chiesto l'archiviazione per i propri colleghi rispetto a una domanda che noi abbiamo fatto al ministro Nordio, e vediamo cosa dirà il ministro Nordio. È incredibile, un giudice commina il sequestro di alcuni beni, telefono, computer, a persone incensurate, la Cassazione 5 volte dice quel sequestro è illegittimo e i PM reiterano nella scelta. È abbastanza eversiva come comportamento.